Nel cubiculum, lo spazio privato della domus, lo spazio della camera da letto, lo spazio della bellezza femminile. E qui abbiamo degli oggetti commoventi, questa piccola pisside in osso con ancora quel pigmento rosa che serviva a truccare zigomi e guance, il fard dell'epoca, e poi i due bellissimi coppie di orecchini a crotalo, crotalo proprio per il suono che facevano e che ci ricordano già tutto il design contemporaneo dei gioielli degli anni 30 del Novecento. Accanto a tutto questo, la preziosissima collana, quella collana che in oro e smeraldi ci dà il senso della ricchezza di una famiglia, della ricchezza di una casa.